Ciao bellezze, eccoci qua, nuovo video, sempre lo stesso outfit dei video regali di Natale. Scusate la giacca e il caos dietro l'armadio, ma ci sono cose da dare a umane, quando esco oggi le porto e le do alla gente più bisognosa. La giacca mi serve perché tra poco devo uscire, vi faccio vedere il mio outfit velocemente. Guardate che belli questi pantaloni, io li adoro, e la maglia pelucciosa, ok. Allora, nuovo video recensione. Era da un po' di tempo che non facevo la recensione di molti prodotti. Sto finendo un prodotto che mi piace tanto, 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 veramente tantissimo. Iniziamo. Allora, il prodotto in questione è questo. Questa crema corpo qui della Baby Verde Coop. Non avevo mai provato fino a qualche mese, fino a qualche mese fa, non lo so, vabbè. Fino a qualche mese fa non avevo mai provato prodotti di Baby Verde Coop, ne avevo sentito parlare benissimo in un sacco di canali, vi lascio i canali di molte ragazze da cui ho visto le recensioni, eccetera, dei prodotti Baby Verde Coop, giù nell'info box, tipo Nati Natural, Dolce Riccia, eccetera, eccetera. Ciao bellezze! Allora, vi faccio io la mia recensione seguendo solo quello che penso, vi dico solo quello che penso. Ho comprato io i prodotti della Baby Verde Coop, non mi sono stati inviati da nessuno. Mi tolgo l'orologio perché voglio farvi l'applicazione di questa crema su di me. È una crema corpo nutriente protettiva Baby Verde Coop, ovviamente, bello il packaging, bianco sopra, rosa in mezzo e verde. Si apre di qui, di qua. Non so se anche voi provate i prodotti Baby Verde Coop, ma a me piacciono, non tutti. Ho anche provato lo struccante Baby Verde Coop, l'ho bocciato perché mi brucia la palpebra, gli occhi, tutto, quindi 5 volte l'ho usato, basta. Rischio di non vederci più, quindi quel prodotto non mi piace. Questo qui mi piace tanto. Allora, cosa c'è scritto? Vediamo prima gli inci. Sicuramente se conoscete i prodotti Baby Verde Coop sapete gli inci di questi prodotti. Io però non me ne intendo, ve li leggo. Allora, ingrediente, acqua, Elianthus annus, hybrid oil, glycerin, caprylic, stearate, citrate, trigliceridi, cetearyl alcohol, fruit extracts, lactic acid, Bambusa vulgaris, chinensis seed, leaf extract, Ascorbil palmitate, tocoperol, parfum, sodium benzoate, crispus extract di sodium fosfate, lecithin e poi alcol, cetearil alcol, stearate, parchy butter, trigliceride, butyrospermun, boh, scusate, non lo so leggere. Comunque questi sono gli ingredienti. Ci sono scritti appunto, c'è scritto ingredienti provenienti da agricoltura biologica, senza oli minerali, parabeni, siliconi, PEG, coloranti, polimeri sintetici, coniglietto felice 200 ml, per una bellezza semplice, fresca e naturale. Spero si siano letti gli ingredienti. Comunque, guardate i video delle ragazze di cui vi lascerò giù i link perché fanno delle recensioni fantastiche, parlano tutte benissimo di questi prodotti Baby Verde Coop. Voglio provare anch'io molti prodotti della Puro Bio e altri prodotti tipo Alchemilla, eccetera, eccetera. Comunque, prodotti bio. Questo è il mio primo prodotto bio in assoluto. Forse no, perché anche i prodotti della Cien, alcune persone mi hanno detto che hanno dei buon inci. Quindi, secondo prodotto con buon inci e bio. 200 ml, 6 mesi di scadenza, coniglietto felice. Questo qui. Questa crema nutriente è ideale come trattamento quotidiano per peli secche e delicate. Io non ho la pelle secca, ce l'ho screpolata d'inverno, soprattutto quando fa freddo. Delicata, ce l'ho molto delicata. La formula è arricchita con estratti di pompelmo, bambù, olio di jojoba e olio di girasole. Nutre la pelle in profondità lasciandola morbida e vellutata. Applicare quotidianamente su tutto il corpo dopo il bagno o la doccia o nei casi in cui la pelle è particolarmente disidratata. Io non ho la pelle disidratata, ma al mattino appena mi sveglio e alla sera dopo la doccia, prima di andare a dormire, me la metto sempre e mi piace. Questa qui è la crema, morbida, fresca e bianca. L'unico problema di questa crema, ovviamente non sono gli ingredienti perché spero siano veramente ottimi, con inci verde appunto,
L'unico problema di questa crema è che io appena comprata forse ne mettevo troppa, e non si assorbiva, dovevo stare 10 minuti buoni, anche di più, ad assorbirla. Invece adesso ne metto di meno, perché è anche quasi finita oltretutto, e si assorbe in fretta. Se voi ne mettete tanto, ovviamente ci dovete mettere tanto tempo per assorbirla, e non mi piace stare troppo tempo ad assorbire le creme. Invece se ne mettete poca, si assorbe in pochi minuti e vi lascia la pelle abbastanza morbida, sì, e anche abbastanza profumata di olio di jojoba, appunto come c'è scritto. Quindi, bello il packaging, si apre anche con un'apertura abbastanza facile, si spreme poco, si schiaccia poco ed esce appunto la crema, vedete? È fresca, morbida, lascia la pelle morbida e anche profumata. Io l'ho usata anche molte volte sul viso, ma ne ho messa veramente poca. Ecco, anche in bocca me la sono messa. Vabbè, vedete così? Sul collo soprattutto, tanto il collo fa anche parte del corpo, quindi l'ho usata anche sul collo molte volte così. Veloce, via, a posto. Mi lascia la pelle fresca, profumata e vellutata per molto tempo, non per dei giorni interi, ma per qualche ora comunque. Mi piacciono gli inci, mi piace il packaging, mi piace anche il fatto che se ne metto poca si assorbe in fretta, non devo stare troppo tempo ad assorbirla. È costata, mi sembra, io l'ho presa in Toscana, pensate voi, in Italia ce l'ho la Coop e appunto vende questi prodotti, però costava 8 euro qua in Italia, in Piemonte. E invece in Toscana, nel negozio appunto Ipercoop, l'ho comprata a 5,99 euro. 6 euro, sia questa che lo struccante che il balsamo labbra. Tutte e tre le cose, questo qui 6 euro e lo struccante delicato che poi mi brucia gli occhi, l'ho comprato anche mi sembra 6,50 euro o 6,90 euro. Il balsamo labbra è costato 3 euro o forse 4, non me lo ricordo. Comunque ottimo anche il burro cacao. Questa qui è la recensione, ve lo straconsiglio questo prodotto, lascia la pelle morbida, ha degli ottimi inci, costa anche abbastanza poco. Pensate voi, in Piemonte 8 euro, in Toscana 6, ma vabbè. È quasi finita, vedete che ce n'è da qua in giù, quindi ce n'è poca. Mi piace che non devo massaggiare troppo tempo, perché non mi piace massaggiare per troppo tempo una crema. Mi piace l'apertura, mi piace tutto, quindi ottima, provatela. Tre cose, allora... Riassumendo, per le donne possiamo regalare creme corpo, acque profumate, profumi, confezioni appunto tipo bagno doccia, crema corpo, crema corpo, crema mani della marca Perlier o della marca Tesori d'Oriente o della marca Yves Rocher o della marca Avon o della marca Limoni Profumerie, anche nelle profumerie o anche nei centri commerciali tipo Big Store, Esselunga ci sono già quelle confezioni, costano un po' care, sia da uomo magari della Nike, della Puma, dell'Adidas, sia per le donne Tesori d'Oriente oppure Pupa oppure ci sono Bottega Verde, appunto i marchi Bottega Verde, con quelle confezioni appunto da regalo 11 euro, crema corpo, crema mani oppure profumo tipo nella boccetta dei Tesori d'Oriente, profumo spray o dei toilette e bagno doccia o acqua profumata o crema corpo dopo la doccia. Costano un pochino, nel senso 12 euro per due prodotti per me è un po' costoso, però per la mamma o per la sorella che si cura, che ha cuore la cura di se stessa, o appunto per nostra figlia che comunque se siamo mamme nostra figlia inizia a curarsi, inizia magari anche a truccarsi, non comprargli solo del make-up che magari può comprare solo da sola, gli vogliamo comprare qualche crema che magari quando se la mette addosso si ricorda di noi mamme, se gliela regaliamo, voi mamme in questo caso perché io non sono mamma. Quindi a parte creme corpo, creme mani eccetera, possiamo regalare alle donne, alle mamme, alle nonne, alle zie, alle sorelle, alle amiche, libri, come vi ho detto prima. Possiamo regalare qualcosa di tecnologico, tipo cover per il cellulare, un cellulare, l'iPod, l'iPad, lettore musicale, oppure possiamo regalare un telefono di casa per chi magari non ha il telefono di casa, uno che può costare 16 euro, uno che può costare 20 euro, non costano cari, ed è un regalo magari per i genitori o per i nonni per farsi sentire, per telefonarsi molto spesso se abitate lontano, oppure un CD musicale. Con, se sappiamo che a mia nonna piace magari Renato Zero, Vasco Rossi o il Quartetto Cetra, compriamo il CD che magari costa 10 euro o 20 euro, gli regaliamo questo, così quando ascolta quella canzone
gli piacciono i cantanti, si ricorda che il CD li abbiamo regalato noi. Oppure un film, quindi se hanno il lettore DVD i nostri amici, i nostri cugini, i nostri nonni, gli zii, eccetera, possiamo regalargli un film in base al genere che gli piace. Un libro anche dobbiamo sapere che genere legge, che genere di libri legge, che genere di libri gli piacciono alla persona appunto che, a cui andiamo a fare questo regalo. I profumi ovviamente dobbiamo sapere il profumo che piace alla donna e anche i profumi che piacciono agli uomini. Poi possiamo regalare del make-up alla nostra bambina che a 10-12 anni inizia a truccarsi, alla nostra figlia più grande, tipo quelle della mia età, 20-20 anni, 24-25, inizia a truccarsi, magari però la nostra figlia vive con noi mamme, e ci dice: mamma, vorrei quel rossetto della MAC, della Mulac, eccetera eccetera, me lo regaleresti? E allora noi, sapendo quello che gli piace, regaliamo quello che vogliono le nostre bambine. Oppure due ragazze, un'amica e un'altra amica, si regalano dei rossetti o delle palette, appunto guardate il sito pinkpanda.it o comunque altri siti, perché ci sono molte cose economiche, o andate alla Essence perché il make up e gli smalti sono ottimi, oppure andate a comprare prodotti Astra, oppure andate a comprare prodotti Kiko o prodotti della Pupa o prodotti della Deborah o prodotti Collistar, sono ottimi sia come profumi, come smalti, come rossetti, come ombretti. Per me sono molto validi questi marchi. Poi possiamo regalare dei viaggi, mini in the box, appunto delle box dove appunto c'è il viaggio una settimana per due persone in Tunisia, in Giappone, in Thailandia, Cina, New York, Londra, eccetera. Così per i genitori, oppure per degli amici che sono fidanzati, oppure per degli amici sposati da poco che non hanno fatto viaggio di nozze, gli regaliamo il viaggio. Oppure, cari uomini, potete regalare a noi donne, noi fidanzate o noi mogli, un viaggio. Dopo il lavoro settimanale, dopo tutto l'anno di lavoro, dopo tutto l'anno stare a guardare i figli, pensare ai figli, pensa a 3000 cose, lavora sempre, non ha un attimo di libertà, la moglie o il nostro fidanzato, gli regaliamo un bel viaggio. Così relax, sia per la moglie che per il marito o per il fidanzato. Poi, Yankee Candle, quindi parliamo di candele, mi sono dimenticata prima di dirvelo. Un altro regalo per sia uomini che donne, unisex secondo me, sono le candele. Io vi consiglio sia le candele IKEA, che costano 3 euro, 5 euro, massimo 10 euro e profumano abbastanza da accese, anche se non tantissimo, ma soprattutto sono economiche, hanno un bel barattolone in vetro, attenzione a non farle cadere, io non ne ho più da farvi vedere, comunque andate da IKEA, anche per la casa ci sono un sacco di cose bellissime in quel negozio enorme, io amo IKEA, quindi vi consiglio le candele IKEA e le candele della Yankee. A parte il prezzo, perché costano parecchio per il mio portafoglio, se voi potete spendere dai 12 euro ai 25, ai 30, 35, 38, 40 euro, potete regalare sia le Yankee Candle fatte così, quindi questa qui è la giara piccola ed è costata mi sembra 10 o 12 euro, oppure potete regalare quella media che costa sempre di più, oppure quella grande che mi sembra che costi 35, 32 euro, comunque per me è cara. Queste candele hanno un bellissimo packaging, barattolino, si aprono abbastanza con difficoltà, almeno secondo me, però profumano molto molto per molto tempo, Yankee Candle appunto. Guardate il sito Yankee Candle EU oppure yankeecandle.it oppure Yankee Candle Italia, qualcosa del genere, ci sono dei siti sia americani che italiani. Questa profumazione Red Raspberry io ve la straconsiglio perché mi piace tantissimo, adoro le giare piccole anche se costano care, mi piace tanto questa profumazione perché sa di marmellata di frutti di bosco e di fragole, dolcissima. Quindi è un ottimo regalo soprattutto per le donne, perché molte donne, ditemi voi ragazze, se non amate queste candele. Anche molti uomini magari possono amare delle profumazioni della Yankee Candle o possono amare delle candele. Mio marito non le ama le candele, purtroppo. Ho trovato quello sbagliato. Comunque, possiamo regalare, a parte tutto quello che ho detto, sia agli uomini che alle donne, delle candele. Così d'inverno soprattutto accendiamo una candela e guardiamo un film con il nostro marito, con il nostro fidanzato, in pieno relax. Ottimo.
Vi consiglio ovviamente quelle di IKEA perché costano poco, quelle della Yankee Candle sono bellissime, ma costano un pochino tanto per i miei gusti. Se avete un portafoglio a fisarmonica, come dico io, se avete un budget bello grande, tanti soldi da spendere, allora le Yankee Candle sono ottime. Mi sono dimenticata prima di dirvi che un altro marchio come prodotti per il corpo, crema viso, crema corpo, crema mani, eccetera. Un altro marchio appunto molto valido è Vivi Verde Coop o anche il balsamo labbra, a parte questa crema corpo, che sono due prodotti molto validi. Vi farò la recensione tra poco. Quindi, riassumendo, profumi, creme corpo, i marchi ve li ho detti. Possiamo comprare per le mamme cose per la casa, libri di cucina, libri romanzi gialli, romanzi d'amore, film comici, film horror, eccetera. Possiamo comprare, possiamo magari fare delle creazioni in fimo con scritto il nome tipo Maria, mamma ti voglio bene, creazioni in resina da regalare alla nostra migliore amica, alla nostra nipotina, alla nostra sorella o a degli amici conosciuti da poco. Magari già se siete come me gli affezionati a delle persone che conoscete da poche settimane, riuscite a incontrare per esempio delle amiche che si possono fare su YouTube, delle amicizie si possono fare, vi incontrate per esempio tra me e alcune di Torino, io voglio fare dei regali di Natale con molte ragazze di YouTube che magari sono piemontesi e gli faccio qualcosa con su scritto ti voglio bene, mi sono affezionata, ho un cuoricino, uno smile, comunque creazioni in fimo o in resina, questo si può anche fare come regalo per tutti, per le donne, per gli uomini, ti amo per un uomo, ti amo per una donna da un uomo, eccetera. Candele, profumi, prodotti per il corpo, creazioni in fimo, libri, DVD, cellulari, quindi cose tecnologiche, cover, abbigliamento, make-up, si possono regalare le candele Yankee Candle o IKEA, cose per la casa l'ho già detto, avrò fatto un sacco di ripetizioni, questo è il video. Quindi fatemi sapere se vi piacciono le mie idee, fatemi sapere voi che idee regalo avete.